Dunque, mentre andava la pubblicità, abbiamo visto la promozione di un film che è appena arrivato nelle sale, che è la versione cinematografica della versione di Barney, il film di Mordecai Richler, che è stato un successo editoriale pubblicato da Adelphi e che sul magazine, Vincenzo, sul 7, insomma, il supplemento del Corriere della Sera, viene recensito con un passaggio che viene ricordato da Andrea Marcenaro dal libro. Poi ci fu il pomeriggio memorabile in cui lo facemmo sul tappeto del mio ufficio. Miriam era venuta senza preavviso, dritta dallo studio della ginecologa. Dopo aver chiuso la porta a chiave, si era tolta la giacca e sfilata la gonna. Mi hanno detto che qui fa il provino delle attrici. Oh signore, esclamai fingendomi inorridito, e se entra mia moglie... Non sono solo tua moglie, la madre dei tuoi figli, fece Miriam slacciandomi la cintura, sono anche la tua put. Ecco, i miserizi che si impancano ogni due per tre sulla strumentalizzazione del corpo della donna, che sia un riferimento a qualche programma della Sette che si è occupato in maniera stabile l'anno scorso della strumentalizzazione del corpo della donna, vadano a vedere il film, ne trarrebbero vantaggio. Vabbè, questo è un riferimento a questo libro sicuramente pieno di vita, che fa riferimento, diciamo così, all'atto d'amore tra un marito e una moglie che può capitare. Beh, sul tappeto è difficile tra un marito e una moglie. Ma sul tappeto non lo so, però dico... Perché sul tappeto no? Cioè, l'idea che una moglie va a trovare un marito in ufficio e fanno sesso sul tappeto è una cosa che nei matrimoni un po' consolidati capita di rado. Sì, so. Adesso voi penserete... Quanti anni sei sposato tu, hai detto l'altra Io da 36 anni. 36. Ti capita ancora sul tappeto? Sul tappeto no, perché io scivolo sul tappeto, per cui non riesco esattamente... Sul tappeto scivolo. Bella la volevi panatta. Sì. Anche perché voi, come sapete, la fisiologia femminile consente dei tempi rispetto a noi uomini che sono completamente diversi, perché noi uomini dopo abbiamo bisogno di una certa... No, già per la, la prima volta diventa... Sì. No, cerchiamo di essere... Di essere che cosa stiamo discutendo? Se capisce, ma io vorrei mantenere il tono comunque senza cadere... Diciamo che dopo... Mentre le donne hanno, grazie alla loro struttura fisiologica... Alla loro superiorità, puoi anche dirla quella parola lì. Esatto. Gli uomini no, cioè gli uomini hanno bisogno di alzarsi, di andare a bere un... Beh, anche le donne ad alzarsi, credo, no? Ma non lo so, ma per riprendersi, per poi tornare, A lei dice per poi... Eventualmente tornare, ci vuole una certa pausa da riempire, chi fuma si fuma una sigaretta. 4-5 giorni, dice lei. No, 4-5 giorni, si vede un romanzo criminale, ma tutta non una puntata, tutta la serie. Via col vento. E poi torno. Vabbè, lei si sbaglia di grosso. Poi mia madre mi chiama e dice: come siete stati volgari questa mattina. Perché, anzi, però, perché Abate non interviene su questo argomento? Allora, perché la spocchia, no, la spocchia intellettuale, non lo dico io. Sì. Perché effettivamente ritenevo di... Lei pratica. Temo di sì. Ma ritenevo di vivere da solo questa condizione. E invece il fatto no. Che altri... No, panatta c'è in pieno. Lamentino. No, non altri, diciamo, panatta. Questo stesso bisogno di attesa, romanzo criminale, sì. Altre letture, sì. Questo mi conforta. Sì. Avete fatto outing voi tre, insomma? Che ci mettete un bel po' tra... non guardi me, nulla. Non guardi me, una cosa... Poi quando parla così, Abate, mi fa venire in mente, non so perché, lì che faceva l'operaio, che imitava Agnelli, non so perché. Esatto, lo so che bisognerebbe parlare del referendum di cui si è occupato con la sua agenzia, ad esempio Fausto Bertinotti, avremo modo poi di commentare i risultati. No, però Bertinotti alla fine poi diceva una cosa che era interessante. Sul Kashmir? Sul Kashmir? Sul Kashmir, sì. Allora, era tutto abbastanza comico, le magliaie così, però la parte finale, che era quest'idea che la sinistra deve essere brutta, sporca e cattiva... No, ha ragione lui. E soprattutto a me mi fa specie che, per esempio, un uomo politico dell'esperienza e anche dell'intelligenza di Massimo D'Alema qualche giorno fa ha sentito il bisogno sul Riformista di fare un'intervista per spiegare che la sciarpa non era di Kashmir, quella di St. Moritz, che le scarpe costavano 29 euro. Come dicevi tu prima... Obiettivamente, se tu guadagni, paghi le tasse e preferisci comprarti un pullover di Kashmir invece che casomai farti non un weekend fuori, cioè è una scelta. Ma essere di sinistra, credo, non significa che uno vuole che tutti stiano male, ma dovrebbe essere il ragionamento per cui io sto bene, mi auguro che stiano bene tutti gli altri. Creiamo le condizioni perché tutti stiano meglio. Quindi dovremmo andare tutti al Kashmir, non tornare alla lana cabrina. Tra l'altro, c'è una visione anche un po' antica, perché Kashmir si compra da Zara a 30 euro benissimo. Il Kashmir dura di più. Pubblicità a chiunque. Il Kashmir dura di più. Cairo si taglia le vene.
Ma il limite maggiore di D'Alema non è il Kashmir, ma è la sua antipatia, diciamocelo. Vabbè, francamente. Possiamo vedere quello che continua a parlare come Masciarelli che imita Agnelli. Il limite maggiore della sinistra, secondo me, che adesso noi siamo partiti da Vendola e siamo arrivati a Bertinotti, è non avere posizioni moderne, intelligenti su alcuni temi di fondo. Cioè il fatto che Vendola va al cancello di Mirafiori e lo contestano è sintomatico, perché questi qui sono provocatori, talmente soli. Erano provocatori. Tu pensi che sia anche un fatto di educazione cattolica? Le rispondo dopo aver visto Masciarelli. Cioè, che è lo sterco del demonio? No, il senso del peccato, il peccato originale, cioè il fatto che uno è il denaro che è sterco del diavolo. Ma possiamo vedere Masciarelli che imita l'avvocato Agnelli? Vediamo. No, o meglio, che fa l'operaio che parla come Agnelli. Vediamo. Beppe Marcuso, operaio della Fiat. Io ho visto che l'avvocato ha festeggiato i 70 anni a New York, però l'aveva festeggiato 7 mesi fa a Torino. Ma che è l'anno dell'avvocato? Com'è questa cosa? Bene, io credo che si tratti sempre della stessa festa. L'unico problema è che sono state montate sulla torta delle candele Fiat e ci sono voluti 7 mesi per accenderle. Hanno detto che anche questa tipo 5x5 non va niente bene. Veda, lo sapevamo fin dall'inizio ed è per questo che l'abbiamo chiamata così. 5x5 uguale 25 passaggi di proprietà in un mese. È come la catena di Sant'Antonio, infatti bisogna svenderla al più presto prima che si disintegri completamente. Acqua e nucleare, sì, un attimo, acqua e nucleare, sì, ai referendum, alle urne in primavera, esultano i promotori, ma l'incognita resta il raggiungimento del quorum. Sotto delle opinioni sull'acqua, con uno favorevole e uno contrario, e il nucleare, sul nucleare ci sono Margherita Hack e Paolo Cento. Margherita Hack che dice uno sbaglio fermarci sul nucleare è l'unica fonte di energia pulita. Paolo Cento invece l'errore del governo è volersi affidare a vecchie tecnologie. E sull'acqua il ministro Fitto, i comitati vogliono mettere indietro le lancette della storia, i comitati che vogliono abrogare le nuove norme. Stefano Dodotà dice adesso i beni comuni possono entrare nel dibattito pubblico, cioè tutta la questione della privatizzazione cosiddetta dell'acqua, anche se poi bisognerebbe intendersi perché non si privatizza l'acqua ma viene affidato alle società private la gestione. Ma insomma, ma perché vi parlo di questo? Perché Rodotà l'altra sera è stato ospite di Ballarò, dove è successo questo. Guardate. Vero? Vediamo. Io non ho interrotto, fatelo ministro, finire, lei ha finire. Detto varie cose, io credo che la buona educazione sia la prima regola. Non accettiamo le sue. La prima regola. Non accettiamo la prima regola. Non voglio, ministro, io non ho ancora cominciato. Sì, ancora, no. Facciamolo finire, poi lei darà la sua opinione. No, io posso dire, Floris, che ritengo questo modo di discutere gravemente offensivo. Allora, voi avete parlato molto, lui nulla. Ora voi replicherete. Uguale Battista Regina, Pagnoncelli, Natascia Cirinelli. Rodotà deve replicare, però, pratico. No, non si preoccupi, parla, ma non ora, se no le ribattono tutto. Io non ho ancora cominciato. Ancora, no, vada. Il professor Rodotà ora viene. Ma replica sicuramente. Non diluiamo le cose. Sganciamoli dal particolare, però, e torniamo sul generale. Io non ho ancora cominciato. Ancora... Posso un momento? No, aspetti. Rimaniamo sui concetti. Ora lei ha esposto la sua teoria. No, io voglio adesso dire... sentiamo Cotta, poi dopo lei potrà riparlare. No, dobbiamo sentire anche Battista Regina. Voglio... Che l'immunità concludere. È una cosa diversa. Perché l'immunità è una cosa completamente molto diversa. Più forte. Cioè, rispetto al legittimo però, ministro Gelmini. Scusi, ministro Gelmini. Mi fa parlare. Aspetti. Non faccia il professore. Non ci faccio il professore. Sono stato silenziosissimo. Sì, abbia pazienza, Floris. Però deve funzionare ora così. Ora loro dicono la loro. Poi lei fa una controreplica veloce. Poi Battista, Regina. Prego. No, perché non ci stiamo coi tempi se lei scrive un saggio qui. Ma, io, ma no, voi avete no, parlato no, moltissimo. No, vabbè. Io parlo. Vuole sapere, io sto guardando l'orologio. Ma io ho parlato 4 minuti. La ministra Gelmini ha parlato quasi mezz'ora. Ma non voglio far polemica, volevo solo, se possibile, dire due se cose. Se volete, dire sono dei dati veri. Allora, scusi. Allora, non credo Francia. 4 minuti 30, però parecchio poco. È una cosa scandalosa. Ma che cosa, che il povero Rodotà non riuscisse a parlare? Diciamo una cosa. Sì. Rodotà è stato anche...
parlamentare, ha avuto anche un ruolo istituzionale, a un certo punto è andato via, è tornato a fare il professore. Ha quindi, fatto anche da capo dell'autority sulla privacy. Quindi gli va riconosciuto, insomma, sì, di aver fatto come cincinnato, credo, insomma. Beh, adesso, cincinnato. Beh, però è pensatore, insomma, è persona... Sì. E poveraccio lo hanno messo in una condizione sì, un po' sacrificata. L'hanno sfidare l'arrivo del solito No, non arriva niente. Non arriva e dire una cosa seria sulla Fiat perché ci sì, tengo. Sì. Allora, questa mattina, guardando i telegiornali, cosa si vedeva? Si vedevano le telecamere andate davanti ai cancelli di Mirafiori, cosa sì, che non vedevamo da anni. E si vedevano alle 6 del mattino con una Torino fredda, nebbiosa, povere operaie e operai imbacuccati senza sciarpe di cashmere che entravano al lavoro. E alla domanda che stamattina si faceva, voterete sì o no al referendum, alcuni dicevano voteremo sì perché il lavoro viene prima di tutti, altri dicevano voteremo no perché i diritti vengono prima di tutto. Ecco, il punto di fondo, secondo me, che è abbastanza doloroso di tutta questa vicenda, è che oggi, nel 2011, i lavoratori vengono di nuovo messi davanti a questo tipo di contrapposizione, o i diritti o il lavoro. Che consideravamo totalmente superata. Sì, quasi o la borsa o la vita, insomma, esatto, una cosa di questo genere. Diritto, anche se poi... I diritti e il lavoro erano tutt'uno che assieme procuravano sì, anche sviluppo. Se però io voglio spezzare non una difesa, una lancia in difesa di Marchionne, però bisogna anche concepire che per tutta una serie di motivi, sicuramente che fanno riferimento a come il manager Marchionne intende in maniera dinamica il suo ruolo, la società contemporanea purtroppo cambia sempre più velocemente e quindi gli operai vanno difesi, i loro diritti vanno tutelati, bisogna garantire le migliori condizioni possibili di lavoro, di igiene, di sanità anche all'interno degli stabilimenti, nelle mense. Ma è famoso l'aneddoto di quel manager che va a mangiare in mensa e dice ma in questa mensa si mangia, fa schifo, grazie, appunto bisogna... Dopodiché, attenzione, il progresso non si ferma. Assolutamente no. Io lo ricordo perché quando ho cominciato a fare questo mestiere, più o meno il giornalista, lei se lo ricorderà, anche se molto più giovane di me, esistevano i tipografi. Non esistevo io quando lei cominciato a fare il giornalista. Bravissima. Lei non esisteva, ha ragione, non era stata ancora concepita. Esistevano i tipografi. Poi è stato introdotto il computer e i giornali sono stati fatti al computer con la fotocomposizione. Il proto, si ricorda. I tipografi, purtroppo, quelli che lavoravano nelle tipografie dei giornali, sono scomparsi. Il compito dell'azienda è dire il tuo lavoro scompare, cerco di tutelare il tuo ruolo in azienda, ti trovo un'altra cosa da fare, riconvertiamo, ti faccio cambiare. I sindacati non possono dire no, non possiamo cambiare mestiere, ti faccio i corsi di aggiornamento, non puoi fermare il progresso, è come dire, siccome c'è il treno, gli uomini che guidano le carrozze a cavalli non hanno più lavoro. Ho capito, facciamoli diventare ferrovieri. Però ti faccio un'obiezione, Marchionne questo discorso lo può fare quando ci ha fatto vedere un nuovo modello della Fiat che funziona, cioè il problema del prodotto c'è, Steve Jobs non parla mai di contratti, come mai? Perché c'è il prodotto che funziona, siamo d'accordissimo, siamo d'accordo. Ma a questo proposito, visto che abbiamo visto il professor Dotà che cercava di parlare, forse farebbe meglio a usare il telefono. O meglio, il problema del telefono di oggi non è che non usiamo più il telefono, lo usiamo per altre cose. Oggi su Repubblica, l'inserto, c'è scritto al cellulare non si parla più, ma non perché non si usano i telefonini o i famosi smartphone, che in realtà si preferisce mandare direttamente sms, le email, ritrovarsi sui social network tipo Facebook, sono i nuovi modi per comunicare, la rivoluzione che ci cambia la vita. Piange il telefono, lo vedete qui, attenzione che giro pagina, eccola qua. Per la prima volta cala il tempo passato dagli italiani al cellulare perché per molti è più semplice comunicare con SMS e Facebook, ma anche perché grazie a internet e alle applicazioni gli smartphone, cioè sono i telefonini che hanno molte funzioni, non solo la funzione vocale, aprono nuovi orizzonti. È l'inizio di una rivoluzione che ci cambierà la vita. Forse a noi sì, ma a Silvio Orlando, imitato da Max Tortora, invece no. Oi, oi, che è successo? Oi, il telefono. Oggi il telefono, io le 3 di notte, che succede? Qualche disgrazia con questo freddo che fa? Sarà morto qualcuno familiare, pronto? Ciao! Ah, c'è un altro. Che succede? Dimmi tutto. Senti, mi è venuta un'idea per un nuovo film. Ah, che bello. Alle 3 di notte, sono... Nanni, che bella idea, ne possiamo parlare domani perché... Allora, ecco. Tu eri un archivista del Tribunale di Roma e lavoravi a Ferragosto nel seminterrato umido e senza aria condizionata. Ah, che meraviglia. Quando senti all'improvviso un rumore provenire dagli scaffali della lettera F e noti una figura femminile che cerca disordinatamente un
ti avvicini e ti accorgi che è una donna bellissima. Laura Burra. Lei è una neo assunta in prova e non trova la pratica Farnesini. Allora tu le dici che forse è fuori posto e lei allora si dispera e comincia a piangere fino alla fine del film. Certo. Poi arriva il capo ufficio e se la sposa. Che ne pensi? E che ne pensi? Bellissima idea proprio questa idea. Pensa Nanni, che io ci ho avuto la stessa idea io, ma mi devi credere Nanni, non sto dicendo una bugia, eh? L'archivista del tribunale, uguale tale e quale, già da un bambino ce l'aveva avuto, ma non ha avuto mai il coraggio di dirtelo, pensa. Sai, ho detto magari è un'idea vecchia, obsoleta, però senti Nanni, possiamo parlarne domani per cortesia, io sono stanco, sono le 3 di notte, sono stanco perché sono stato tutto il giorno all'Ikea che c'era la promozione, ogni 2 comodini ne regalavano uno. No, ma che domani? Vieni qua subito che proviamo subito la scena dell'incontro tra te e lei. Tra l'altro la Morante sta già arrivando, le ho pagato un taxi, Imola 49. Tu prendi la Renault 4, ti aspetto. Tra l'altro non ce l'ho più la Renault 4, Nani, te l'ho detto 1089 volte, l'ho venduta per comprare il porte CD fisso nella testa e poi scusa Nani, l'ho detto 500 volte. Io sono stanco e ristanco di fare questi film tristi, squallidi da comunisti, vestiti male, secche. E poi scusa Nani, è una cortesia. Non ho capito, chi è che fa il capofiglio che si sposa a quella donna triste e lavorante? Ma Bentivoglio, che domanda del c***o fai? Perché è affascinante. Tu sei comico ed essendo un comico sei brutto ed asessuale. Tu, Nanni, sei brutta asessuale, brutto, con la barba secca, col maglione a collo alto e lavorante, è triste. E Bentivoglio è triste. E Jasmine Dringa è triste. E Gigi Alberto è triste. E Andrea Catania è triste. E Paolo Ender è triste. Tutti tristi e comunisti. Tutti tristi e comunisti. Tutti tristi e comunisti. Tutti tristi. Ma fa pure rima, Nanni. Lo fa sfigatissimo Silvio Orlando. Tortora è bravissimo. Però si ribella. Però si ribella, sì, è un gesto di ribellione, ma poi alla fine deve tornare. Comunque, a Canossa e quindi... Io ho una teoria sui telefonini, perché non si parla più tanto. Per l'intercettazione, sì. Per paura di essere intercettato. Cioè ormai io le 3/4 di telefonate, la gente mi dice salve maresciallo, poi si comincia a parlare. No, oppure... Questa cosa qui comincia sì, a essere sì, salve maresciallo è un po' stucchevole. Oppure uno al telefono deve ingigantire le cose, in modo che poi quando gli verranno squadernate eventuali intercettazioni, in una dice che vuole ammazzare il Papa, in un'altra dice ma ragazzi... Questa mi rendete era la teoria di Cossiga. Sì, la teoria Cossiga dice, io sparo talmente grosse che mi arrestano, mi lasciano fare. Che quando dico, è pazzo. Vi rendete conto di incutere soggezione nel telespettatore? Aspetti. Perché io non ci avevo pensato una cosa del genere. Ma non si preoccupi. Ma tutti si sentiranno C'è di peggio nella vita Abate. Guardi cosa è successo a un suo collega chitarrista, molto sfortunato. Guardate. Perché è chitarrista? Abate, Abate suona. Anche. Abate suona. Abate suona. In Corea. Abate suona. Meraviglioso, pubblicità, grazie.